Sulla Verità di martedì 22 marzo è stato pubblicato un articolo intitolato Il pogrom comunista dei filosofi stippati su una nave spediti in esilio. Perché, ecco, in generale le persone conoscono molto male una storia del comunismo, specialmente le persone che poi lo difendono in realtà. Non sanno bene il discorso dei crimini che sono stati commessi in nome di questa ideologia. E appunto da questo articolo molto lungo vi leggerò comunque le parti più importanti per poter riflettere. 100 anni fa Lenin deportò in massa gli intellettuali contrari al bolscevismo, altri finirono nei gulag e giustiziati. Perseguitare le idee non fu un'esclusiva dei fascismi, i più feroci furono i sovietici. Infatti, parlando proprio di comunismo e di persecuzione degli intellettuali, o anche semplicemente di persone che venivano sospettate di essere intellettuali, quindi borghesi e quindi di essere anticomunisti, si potrebbe citare ad esempio anche il caso della Cambogia, per dire. Anzi, in Cambogia forse sono stati anche peggiori rispetto ai comunismi occidentali. Vi leggerò giusto qualche stralcio per riflettere, poi sotto vi metto comunque tutti i link ad approfondimento. 100 anni fa, il 1922, avvenne la prima deportazione in massa degli intellettuali, pensatori, scienziati, sociali e scrittori. Avvenne in Unione Sovietica, quando c'era ancora Lenin, a dimostrazione che il terrore, il gulag, la deportazione e la persecuzione dei dissidenti comincia col fondatore del comunismo e non con Stalin. Per la prima volta nella storia, decine di intellettuali e i loro congiunti, ritenuti dissidenti rispetto al regime sovietico, vengono imbarcati e deportati. Lasciano le loro città, le loro terre, vengono privati dei loro libri e spediti altrove. A dare il via è lo stesso Lenin, che scrive un articolo sull'importanza del metarealismo militante e punta il dito contro i servi ideologici della borghesia. L'espulsione degli elementi controrivoluzionari e dell'intelligenzia borghese è il primo avvertimento del potere sovietico a questi elementi sociali, scriveva la Pravda agli esordi della repressione. È il primo evento contro l'élite intellettuale nel Novecento, precedente storico al terrore giacobino dopo la Rivoluzione francese, che aveva mandato al patibolo poeti come André Chénier e scienziati, filosofi e chimici come Antoine Laurent de Lavoisier. Ci furono gli emigrati dissidenti che si rifugiarono a Coblenza, poi bombardata dai rivoluzionari francesi, prima di passare alla Prussia. Ma non si trattò di deportazione di gruppo, come accade invece nella Russia comunista di Lenin. La storia dell'obbligo ritiene che gli intellettuali siano perseguitati dai regimi reazionali, conservatori e autoritari, per non dire dai regimi fascisti, ma la deportazione, persecuzione e uccisione di intellettuali non allineati attiene in realtà all'assolutismo rivoluzionario, uno degli assolutismi fu il più efferato, anche rispetto alle monarchie assolute del passato, e poi al totalitarismo comunista, in cui la persecuzione raggiunse l'apice. Se nel nazismo il dissenso intellettuale assunse più le forme di emigrazione, inclusa quella interna e interiore, come del resto era già avvenuto nella Russia sovietica, la stessa definizione di migrazione interiore di Lev Trotsky, e si riferisce al 1924, solo nei regimi comunisti la persecuzione del dissenso fu capillare, radicale, a volte arrivando allo sterminio. Il regime intellettuale per antonomasia, ispirato da filosofi come Marx ed Engels, fondato da intellettuali come Lenin e Trotsky, fu il più spietato con gli intellettuali, considerando i peccatori teorici e ideologi più gravi di quelli pratici. L'ideocrazia del comunismo fu, da questo punto di vista, l'epilogo materialista e secolare dell'inquisizione e della persecuzione religiosa per eresia. Ma che cos'era e chi trasportava la nave dei filosofi? Si trattava del mercantile tedesco Burgmeister Aachen e di un'altra nave tedesca, la Prussen. La prima in particolare fu ribattezzata da Glavatsky, nave dei filosofi, allontanati per sempre dai luoghi in cui vivevano e lavoravano. Organizzò il loro viaggio il capo della polizia sovietica Dzerzhinsky, autore dei dossier contro di loro, erano russi e ucraini. Li fece restare dalla GPU e offrì la scelta obbligata tra l'esecuzione e la deportazione, previa espulsione, pagandosi il viaggio senza la possibilità di portarsi con sé nulla, inclusi i loro libri di studio. Peraltro in Cambogia a essere uccisi erano anche le persone che portavano gli occhiali, perché per il regime cambogiano di Pol Pot portare gli occhiali voleva dire essere una persona che leggeva troppi libri, quindi essere un intellettuale, quindi essere un borghese, quindi essere contrario all'ideologia comunista. Cioè, pensate, questo fa appunto capire come ragionavano questi comunisti.
Le due navi partirono da San Pietroburgo e approdarono a Stettino. Tra di loro c'era tutta l'intelligenza russa, composta da professori, storici, artisti, scrittori e filosofi, contrari al bolscevismo e legati alla tradizione spirituale e religiosa russa. Tra di loro spiccavano tre figure, note ormai alla cultura occidentale. Uno è Sergei Bulgakov, che nella sua opera La luce senza tramonto sosteneva che la rivelazione divina si palesa attraverso il miracolo e la libertà, senza transitare da un sapere. Un altro è Nikolai Berdiaev. Tra l'altro Berdiaev io l'ho anche letto, l'avevo anche apprezzato, ecco, nelle sue riflessioni esistenziali lo trovo molto valido, che cercava un ponte tra filosofia e religione attraverso la libertà e critica l'elevazione dello Stato a divinità in terra. Interlocutore di entrambi fu padre Pavel Floreschi, che invece sosteneva l'esigenza di un sapere spirituale fondato metafisicamente e figurava uno Stato teocratico in un libero assoggettamento dell'individuo allo Stato. Era un po' quel che sosteneva in un altro contesto non teocratico il nostro filosofo Giovanni Gentile, quando figurava il coincidere del volere individuale col volere universale dello Stato, fino a identificare libertà e autorità. Beh, io non sono una grande appassionata di Gentile, comunque ho letto anche lui, ecco, almeno la sintesi del suo pensiero. Fu espulso e imbarcato anche il sociologo cristiano Pitirim Sorokin, che scrisse poi memorabili saggi di filosofia della società. Ma il suo viaggio verso l'Occidente, dove morì nel 1968, proseguì in treno. In quella deportazione fu risparmiato Floreschi, perché oltre che filosofo e teologo era anche scienziato e chimico, e dunque serviva al regime, e in fondo non aveva invocato apertamente la libertà dello Stato, ma un diverso indirizzo di ispirazione alla guida dello Stato. Alla fine, però, a lui andò peggio: finì prima alcuni anni nel Gulag, poi continuando a lavorare per la scienza e la sperimentazione del regime sovietico, e infine fu fucilato nel giorno dell'Immacolata del 1937. I deportati della nave dei filosofi non fecero più ritorno, si dispersero nell'altrove nel buio del comunismo. Peraltro, ripeto, in realtà tutti questi crimini la maggior parte delle persone non sa neanche che sono successi nelle dittature comuniste, perché c'è un po' questa idea veramente insopportabile, che poi è l'idea che comunque mettono molto spesso sotto i miei video legati ai crimini del comunismo, c'è sempre il personaggio che commenta volendo difendere questa ideologia, no? In realtà le cose che hanno fatto i comunisti non è che siano diverse da quelle che hanno fatto i nazisti, cambiava giusto l'ideologia, ma i metodi erano quelli, cioè l'idea, l'imposizione violenta era quella, quindi non si capisce perché, parlando di nazismo, ovviamente tutti si discostano, cioè sono poche le persone che metterebbero in dubbio i crimini del nazismo, cioè c'è comunque chi lo fa, però in realtà sono poche le persone che mettono in dubbio i crimini commessi nel nazismo. Invece, parlando di comunismo, ma non so, io sono tanti anni che mi occupo di anticomunismo, ma vedo che c'è un po' sta idea fissa che il comunismo voleva bene agli operai. Addirittura c'è chi dice che ha portato i diritti per le donne, cioè è una cosa assurda proprio perché in realtà gli operai e le donne nei regimi comunisti non avevano diritti, cioè i lavoratori nei regimi comunisti erano molto più sfruttati che non nei regimi capitalisti, ecco, se volessimo fare un paragone, cioè nelle risaie di Pol Pot si crepava di fatica e di malnutrizione, quindi ecco, suggerisco appunto ai personaggi che difendono il comunismo, ecco, di andare un po' a leggersi qualche libro sui crimini del comunismo, perché insomma per me è veramente assurdo questo mettere sull'altare il comunismo, i pensatori comunisti, cioè è proprio una cosa che non... Sinceramente non ho mai capito perché qualcuno possa veramente mettere sull'altare simili personaggi, cioè basterebbe semplicemente citare Stalin o Pol Pot, cioè, ma tutta gente che faceva morire il suo stesso popolo di carestia, cioè come si fa a difendere il comunismo? Cioè, poi invece c'è sempre chi ti dice però il comunismo partiva bene con l'idea che bisognava dare i diritti agli operai, però è stato e poi tradito. Sì, vabbè, ma allora cosa vorremmo dire? Cioè che solo perché agli inizi magari qualcuno aveva scritto qualche bella frasucola sugli operai e sui lavoratori, allora perché il comunismo partiva bene, diciamo così, allora dovremmo considerarlo meno colpevole rispetto al nazismo. Cioè, magari sì, magari qualcuno cioè dei pensatori comunisti avrebbe... Può anche aver scritto qualche frase bella, io ne, non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio. Ad esempio c'era stata una persona che aveva commentato riportandomi alcune frasi di Stalin, dove Stalin parlava dei diritti degli operai,
Sì, ma preso atto che Stalin in un'intervista tal dei tali ha detto la bella frasetta sugli operai, cioè non è che perché lui ha detto la bella frasetta sugli operai o sulla libertà delle donne, allora giustifichiamo tutti i crimini commessi dal signor Stalin. Cioè, il signor Stalin poteva anche dire, scrivere anche cose belle, il problema è che poi quando lui voleva applicare quelle cose lì che aveva in testa, ha fatto crimini e atrocità, e quindi è giusto riconoscerlo. Va bene, allora sotto vi metterò la mia playlist di video anticomunisti, vi metto anche l'approfondimento su altri siti e ringrazio tutte le persone che guarderanno il video. A proposito, se volete difendere il comunismo dovete mettere le fonti, quindi voglio bibliografia, non voglio i link di Wikipedia o roba del genere, io voglio libri, quindi mi mettete l'autore, il titolo del libro, il numero della pagina, perché se volete difendere il comunismo dovete citare la bibliografia, quella che volete, non ha alcuna importanza, potete citare chiunque, l'importante è che citate la bibliografia, quindi libri, non link di siti web, voglio la bibliografia. Va bene, detto ciò, ringrazio le persone che hanno ascoltato il video, spero sia stato utile e interessante.